la fiamma va e il piezo continua a dare impulsi? Non capisco perché. Ho capito perché. Boh. Devo portarlo a farlo vedere. E non smette. E non smette ogni tanto, adesso boh. Allora, ho acceso la truva. E va alla grande. Dove sta? Eccolo. Adesso la lascio accesa 10 minuti, poi ho acceso anche il boiler, lo lascio acceso un po' e poi voglio scaricare tutta l'acqua, sia del serbatoio che del boiler che sta qui sotto. Allora, questo è lo scaldacqua, il boiler. E questa è la rotellina. Non so se riesco a farvela vedere. Insomma, è questa qui. Questa lì. Questa qui. Adesso la apro e la scarico. Vediamo se esce l'acqua sotto. Ah, lo scarico è questo qui, vedete? Quello lì. Hai capito? È quello, quello. Vediamo se mi fa il bagno al telefono. Sì, sì, aveva già scaricato un po' tutta l'acqua, eh. Beh, scaricherà. Adesso ho aperto i rubinetti. E si sente che scarica, senti, eh? Sì. Lavori prossimi, adesso vabbè, adesso non lo posso far più e anche non me ne va. Dovrò mettere questo vaso d'espansione e dovrò anche mettere il cinesino che l'ho comprato a marzo e ancora non l'ho messo. Devo trovare un posto, non nel gavone perché non mi va di tenerlo nel gavone, vorrei metterlo sotto al camper da qualche parte, voglio vedere. Probabilmente, ma anche qui dentro, chi lo sa. Però se riesco a metterlo sotto è meglio, che qui c'è spazio, eh. C'è un bello spazio a fianco al boiler, vedi? Ed ecco, bello spazio, però per il rumore, no? Vediamo. Allora, per quanto riguarda il cinesino, qui sotto, a fianco al serbatoio del gasolio, c'è un bello spazio. È anche bello profondo, ma guarda, c'è un palmo, quasi due palmi, diciamo, no? Un palmo e mezzo.
più tutta la lunghezza fino a qui, e secondo me qui c'entra. Beh, questo si può anche spostare volendo, non è un problema. Quindi qui una bella scatoletta, e poi sta proprio sopra, vedete dove è il boiler, qui scarica il boiler, quindi da questa parte, no, c'è quel vano di cui vi parlavo prima, e quindi chi lo sa se non sta bene anche qui. Io penso che sì, vediamo. Ecco il prossimo lavoro. Come ho detto, è da marzo che ce l'ho, il cinesino. È da marzo che ce l'ho. Ho preso questo, che è da 5 kW, e mi hanno dato anche due marmitte, non so perché. Boh, due tubi di questi lunghi, vedi? Una bocchetta, due bocchette, il tubicino del gasolio, dovrebbe essere questo, credo di sì, pare un po' piccolo, dovrebbe essere lui, e vari angolari, fascettature, della marmitta di scarico, un altro tubicino, la piastra di fissaggio, vari connettori e c'è anche il controller. Dove sta? Ho messo dentro al tubo l'altra volta, mi sembra. Altri connettori, ecco il controller on off, hatch e span, come diceva qualcuno, regolazione, basta, semplice, va bene. Vediamo un po', magari in una giornata così si riesce a fare, no? Ecco la pompa, sì, vogliamo aprire? Eccolo qua, istruzioni. Vedi? 5 kW, 12 volts, diesel. Questo è il cablaggio. Lo voglio provare qui, nel mio garage. Perché siccome fa freddo qui, allora gli faccio una prova qui in garage e proverò a farlo funzionare. L'unica cosa, sai cos'è? È che se non funziona sono cavoli amari, perché non l'ho provato e non lo posso più mandare indietro, credo. Speriamo che funzioni.